Ed ora abbiamo un collegamento con Londra, più esattamente con la BBC, che è la televisione di Stato inglese. Ci attende un attore molto famoso. Milioni di spettatori lo identificano con Indiana Jones, l'eroe che è entrato non solo nella storia del cinema, ma anche in quella del costume. È con noi Harrison Ford. Good afternoon. È proprio bello, eh? Allora, la prima domanda che io farò al signor Harrison è questa. Uscirà presto in Italia il suo ultimo film, che si intitola Mosquito Coast, diretto da Peter Weir, che l'ha già diretto ne Witness, il testimone. Gli domanderò che personaggio interpreta Harrison Ford. Your new film Mosquito Coast will soon come out in Italy too. You did it with Peter Weir, who has already directed you in Witness, Il Testimone. What's your character like? Well, he's a bit difficult to describe with. Dice che è un po' difficile da descriverlo. Sound like contradictions. Perché è pieno di contraddizioni. He's an inventor and a handyman. Un inventore. The father of two boys and. Il papà di due bambini. He's a difficult character. He's è un personaggio difficile. He's outspoken, very sure of his own opinions. È molto sicuro delle sue opinioni. That's the negative side of him. Questa è la parte negativa. Very tough. Is it tough? Oh, he's è duro. Tough. Sì, he's sì, tough, dice, but è duro. He's also, ma anche very inventive. È pieno di inventiva. And he has a lot of energy. Ha un sacco di energie, like you, and come lei. Way he loves his family. E a modo like suo you. Lui ama la sua famiglia. And you have worked with the greatest directors. Lui ha lavorato con dei registi famosissimi come Lucas, Spielberg, Coppola. Ma lui dice, Harrison Ford, di avere un'affinità speciale con Peter Weir. E perché hanno una comunione di idee e hanno delle esperienze che li accomunano. Adesso gli domanderò perché. Have you heard the name of the greatest director you work with? And I'm asking you now, which is the affinity that you have with Peter Weir? You said that you have a communion of ideas and experiences. What do you mean exactly? Well, although Peter and I come from very different backgrounds, and I think that we're very different, we have very different natures. Hanno differenti nature, vengono da differenti esperienze, ma our interests are somewhat similar, and i loro interessi sono simili. And our methods of work are similar. E anche i metodi di lavoro si assomigliano. I think that we excite imagination in each other. Dice che tutte e due si eccitano con l'immaginazione, pieni di fantasia. That we have in preparation. I dialoghi che loro hanno e la preparazione di questo film è stata molto eccitante per tutte e due. And how old are you? Quanti anni hai? 44. Ah, you are 44? Yes. 1943 born? 1942. Ah, è nato nel 42, ha solo un anno più di me, but you look very young, è molto giovane. How did you start making films? Come hai cominciato a fare il cinema? Well, I started doing a little bit of stage work. Ha fatto un po' di teatro. In California. In California. And then I was under contract to Columbia Pictures. Ah, era sotto contratto con la Columbia. When I was 22 years old. Aveva 22 anni. For a short period of time. Per un piccolo periodo di tempo. They were developing, they were attempting to develop stars the way they had in the 30s and the 40s by taking young talent. Ecco, loro cercavano giovani talenti per cercare di farli diventare delle grandi star come negli anni 30 e negli anni 40. And grooming them into stars, which didn't work very well with me. Insomma, coltivando e volevano farne così una star anche di Harrison Ford. And I thought it was more important to maintain and develop individuality. Dice che in quel momento per lui era più importante invece sviluppare la propria personalità. Than to behave as someone had behaved in the past. Ecco, to look like someone had in the past.
Ecco, non gli piaceva assomigliare alle star del passato. And when success come to knock at your door? Quando è arrivato il successo che ha bussato alla sua porta? I think there was a bit of a success with ha avuto un po' di successo American Graffiti. Con American Graffiti, so perché il film è stato così grande successo che ne ha dato anche a lui. It brought some attention to me. But of course it was Star Wars that gave me ecco, Star Wars è stato il primo grande successo di Harrison Ford. To do the kinds of films that I'm doing now. E gli ha dato l'opportunità di fare i film che fa adesso. Why Spielberg is not loved from the American critics? Perché Spielberg non è amato dai critici americani, but people love him very much and love his pictures so much? Perché invece il pubblico lo adora? Well, I'm not sure that American critics don't love Dice, Spielberg. Non sono sicuro che la critica non lo ami. I think there's great they have a very high estimation of his talents and his gifts. Perhaps they're interested in seeing more of a variety of kinds of film from him, but I think that's why he did Color Purple. I don't see, I think that American critics give Steven Spielberg credit. Dice così che gli danno credito, ma che lo spingono a fare dei film più impegnati, piuttosto che evidentemente così commerciali. Indiana Jones gave you fame. Witness provided you with an Oscar nomination as the best actor. What do you expect from Mosquito Coast? Gli ho chiesto. Indiana Jones gli ha dato un grande successo commerciale. E invece il film Witness, il testimone, gli ha valso una nomination all'Oscar. Gli ho chiesto che cosa si aspetta da questo prossimo film che è Mosquito Coast. I don't know that I have any particular expectation about Dice non ha attese Coast. Particolari. I hope that people will understand the film and will appreciate the Io spero che il pubblico capisca questo film e che gli piaccia. Appreciate the ideas that it represents. E soprattutto che ami le idee che sono rappresentate in questo film. I think it's important for me as an actor to play different kinds of parts. Dice importante. Different kinds of films. Dice importante per me come attore interpretare dei ruoli differenti in dei film differenti. Does Mosquito Coast imply dangerous scenes of action? C'è in Mosquito Coast uno dispiego di forza, nel senso che deve fare delle scene d'azione molto complicate? Physically it's one of the easiest films I think I've ever done. It may have looked difficult, but in fact it wasn't so difficult physically. Ha detto così che se, ecco, dice che sembravano forse difficili fisicamente, ma erano solamente difficili mentalmente, perché evidentemente con i trucchi cinematografici è più difficile l'espressione qualche volta di cose complesse sul piano fisico. Gli chiederò se è mai stato in Italia, che cosa ne pensa e cosa ama di più dell'Italia. Have you ever been to Italy? Yes, I have, several times. And I'm afraid I have not seen so much of Italy, just Rome and the Ha visto solo Roma e i dintorni di Roma. And what do you like most of my country? Che cosa gli piace di più del nostro paese? I like the food, the architecture. Il cibo, l'architettura e la gente. And do you remember when you earn your first money? Gli ho chiesto se si ricorda quando ha guadagnato i primi soldi. My first money as an actor? Yes, let's say no, yes. In your life. I mean, in nella sua vita, come ha guadagnato i primi soldi? When you were a boy, yes, I da ragazzo. The first money I made was shoveling snow. I was raised in Chicago. That's nice. Ha detto così che spalava la neve, era un ragazzino e ha guadagnato i suoi primi soldi. Noi di neve non ne abbiamo molte, ma forse in questi giorni non scherza. And do you, gli chiederò se preferisce guadagnare o spenderlo il denaro. Do you prefer earning or spending money? spenderlo in what? In che cosa? I don't want to create the wrong impression. I like very much to work. I enjoy working. Dice che gli piace molto lavorare. No, ma but it's I don't a joke. Work for money. Dice, I work for the pleasure of work. Dice che non lavora per i denari, ma lavora per il piacere di lavorare. And so you spend it. But in what do you spend it? In che cosa spende?
The major amount of money that I've spent in my life has been for land. For what? Property. Ah, land. Ah, gli piace comprare la terra. Ha un conservatore, quindi il nostro Harrison Ford. Well, now it's time to say goodbye. It has been a pleasure to have you here. La prossima volta speriamo di averlo dal vivo. And we will send a little trailer, a trailer of your picture, Mosquito Coast. I wish you the best. And do you speak a little Italian? Finalmente gli hanno fatto il primo piano che ho chiesto prima. Just a little bit, just to say goodbye. No, I'm afraid I don't. Neanche niente. Well, I suggest you just a little word. Arrivederci. That's good, very nice. Bye bye, Mr. Harrison Ford. E adesso vediamo un piccolo pezzettino di Mosquito Coast, ultima fatica di Harrison Ford.